accorge. Ma non è il signor Kabir che è responsabile delle fetenzioni canine? Fetenzie? Quello tiene qualcosa di speciale. Che c'ha di speciale? Ti dovresti vergognare, cioè ti diciamo la verità, va, vergognati un po'. Eh sì, perché la tua età non è che sei di primo pelo, con un figlio, una famiglia. Tu che ne sai? Quello manco ti pensa a te. Io ci ho provato a vedere se mi pensa, ma quello prima il cane, poi la mucca, tiene l'arca di Noè. E comunque... Buongiorno. Non è una fantasia mia. No, no, tu corri con la fantasia, questa è la verità. E quello se ne frega di te. E mo vi faccio vedere come corro con la fantasia. Dove vai? Qui. Oh, mi faccio vedere. Non fare la matta, dove vai? C'è... Ma porca miseria, ma perché io parlo? Gettina, hai portato la ricetta del ciambellino? Ma quale ciambellino? Lo vuoi capire che io ho mandato la mia vita a carte 48 per te? Che tu non sei solo una simpatia. Ascolta, Gettina. No, no, mo tu stai zitta e fai parlare me, va buo? Va buo. Io mi sono innamorata di te, lo capisci? Ma non l'amore di una ragazzina, un amore profondo. Io sono disposta a lasciare tutto e scappare con te se tu dici una sola parola. Allora che dici, Adesso puoi parlare, dimmi la verità. Te ne sei accorto? Avevo capito qualcosa. Vedi, Gettina, tu sei una donna. Sì, lo so. Molto bella e ancora giovane. Grazie. Io sono un uomo. Sì. Vecchio. Naturalmente tanto onorato dalle tue attenzioni, stringiamo, ma. Stringiamo, stringiamo. Devi decidere mo. Veloce, veloce. Mi vuoi o non mi vuoi?